abbiamo promosso una serie di incontri, di ragionamenti sulla questione meridionale in Italia, incontrando associazioni e organizzazioni che lavorano appunto nel meridione, ma oggi diciamo vogliamo fare un ragionamento che va un po' oltre la questione italiana e che appunto guarda anche alla dimensione europea e come, soprattutto riferendosi alla crisi del Covid, come l'Europa affronta la situazione in relazione al sud, che non è soltanto il meridione italiano, ma com'è il rapporto in generale con il sud dell'Europa e qual è il modello che l'Europa vuole, intende perseguire e quali sono le misure per uscire dalla crisi che l'Europa mette in campo e quali sono le risorse che poi saranno destinate anche al sud Italia. Ci ha raggiunto anche Paola Nunez, che ringrazio, e quindi do la parola subito a Loredana, così può introdurre e dare la parola poi direttamente agli altri. Grazie. Ciao. Ciao Roberto, ciao a tutte e tutti, un saluto particolare ai nostri ospiti di stasera, Andrea Del Monaco, Paola Nunez e poi un grazie ancora una volta a Natale Cucuresa, Roberto Musacchio, con i quali stiamo portando avanti questo nostro lungo viaggio nell'Italia meridionale. Abbiamo immaginato di aprire un ciclo in questa seconda fase dell'emergenza Covid di dirette Facebook, perché proprio nella transazione tra la prima e la seconda fase, noi continuiamo questo nostro lavoro con un occhio che guarda in particolar modo al Mezzogiorno d'Italia. Di fase in fase questo governo sta applicando un modello. E il modello che sta venendo fuori in questi giorni sul quale stiamo lavorando è un modello della barbarie per un intero territorio. Lo è stato in quella che è stata la bozza presentata dal DIPE, che vede la sospensione del 34% degli investimenti all'Italia meridionale. Lo è stato con il voto in Parlamento del DEF. E allora, nell'andare avanti, a me in questo momento, che siamo alla vigilia di un anniversario importante, e l'8 novembre pronto? Ti sentiamo, Loredana, Ah, vai. no, scusa, perché mi stavano segnalando, scusatemi, mi stavano segnalando cose. Dicevo, oggi che siamo alla vigilia del 9 maggio, per riassumere il nostro lavoro, io in questo momento anche di memoria e di condivisione voglio consegnare a chi ci sta seguendo una frase storica ma significativa anche per il nostro lavoro. Ed è una frase conosciuta dai più, quella di Peppino Impastato, che bisognerebbe insegnare la bellezza alla gente perché la si fornirebbe così di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. E questo rassegnazione, paura e omertà, quello che le politiche di un intero secolo hanno voluto consegnare ad un territorio come il Mezzogiorno d'Italia. È la politica che tutto ciò che avviene deve essere identificato come qualcosa sopportabile, di normale, dalla speculazione edilizia alla cattiva gestione e alla corruzione amministrativa, alle politiche liberiste che si abbattono su di noi. Deve essere normale per questo territorio vivere flussi di migrazione. Deve essere normale per questo territorio vedere campi
dove le persone vengono identificate solo come braccia per l'agricoltura, senza anima, senza esistenza. E in questo il laboratorio, come in tanto altro, sta lavorando. Oggi parleremo di Europa, l'Europa del Sud, l'Europa per il Sud. Io ritengo semplicemente una cosa. Il nostro laboratorio entra nella dinamica dei modelli. L'Europa oggi si fonda sul mercato, è l'Europa di Maastricht, è l'Europa dell'austerity. E questa austerity si è riversata sull'Italia, sui paesi euromediterranei e in particolar modo sulle regioni più povere. Abbiamo noi già pagato la crisi del 2008, continueremo a pagare anche questa crisi, ci viene a dire l'Europa. Ma noi a questa Europa contrapponiamo, come abbiamo sempre detto, un'Europa dei popoli, l'Europa euromediterranea, l'Europa della contaminazione, una contaminazione esistente da sempre. E il nostro agire politico, che oggi appunto ci vede utilizzare il web come terreno democratico anche per affermare delle idee, per uno scontro di idee, ci vede dentro a quello che sarà un percorso di lotta anticapitalista, antiliberista, in questa rottura che oggi del sistema che oggi si è creata attorno al Covid, noi a breve ci ritroveremo a vivere la materialità di quella che è la crisi economica, sociale, non solo sanitaria. Una crisi biopolitica, soprattutto nell'Italia del Sud, una crisi capitale e vita, noi l'abbiamo definita nel nostro documento. In un sistema dove paradossalmente, in un sistema globale, dove paradossalmente si studia, no, la particella subatomica, non si riesce a dare una risposta vera alla crisi ambientale, alla riconversione industriale, per uscire fuori da quella dicotomia lavoro e salute. Di questo e di tanto altro stasera ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. Sull'Europa che vogliamo ci saranno interventi dei nostri ospiti e soprattutto noi vogliamo rovesciare, vorremmo far capire, come abbiamo cercato di far capire con la lettera mandata ai parlamentari martedì e con l'assise che faremo invece a giugno, vogliamo far capire più che noi non apparteniamo al popolo della rassegnazione, dell'omertà e della paura, ma siamo coloro i quali che vogliono rovesciare il tavolo e far capire che in questo momento non c'è uno sviluppo economico vero per il paese senza uno sviluppo vero per il Mezzogiorno di Italia. Quindi noi non siamo la zavorra di questo paese, abbiamo subito un grande divario e noi questo divario diciamo che deve cessare, a partire dal nostro no all'autonomia differenziata e alla nostra critica a questo modello di sviluppo. Passerei ora la parola ad Andrea Del Monaco e poi continueremo con gli interventi di Paola Nugnes, Roberto Musacchio e concluderà Natale Cucurese. Prego Andrea. Io scusate se voi siete d'accordo, forse anche per la discussione in atto preferirei intervenire dopo senatrice Nugnes, anche per sapere che cosa ci dice su cosa si sta discutendo su Cura Italia in Parlamento, se voi siete d'accordo. Per me va bene. Mi sentite? Sì, prego. Ciao Paola. Vi dico semplicemente solo una cosa prima che sì. Paola parli. Abbiamo un problema con la diretta Facebook, però stiamo registrando il video, quindi... Infatti me la stavano segnalando.
Io mi ero interrotta perché mi stavano segnalando questa roba. Ah, okay. Ecco, infatti sono rimasta, cioè vedevo Roberto, poi vedevo questa marea di messaggi che mi arrivavano. Grazie, scusate. Prego Paola. Sì, grazie a tutti, questo incontro è molto importante per fare passo passo il punto della situazione. Loredana è stata molto chiara e come al solito molto barricadera, no? Io oggi mi sento un po' più ottimista, non so se dipende dalla primavera che sta avanzando o effettivamente dalla lettura di alcune notizie che arrivano, no? Per esempio che la Corte europea abbia risposto alla Corte tedesca che è lei a decidere sull'Europa. E che quindi per quanto riguarda il quantitative easing probabilmente il nostro futuro immediato non sarà così stretto dalle morse delle percentuali che invece la Corte tedesca ci voleva dare o ci vuole dare. È chiaro ed è palese che si sta mettendo in atto effettivamente una battaglia potente. Io vedo che ci sono più forze in campo e che la dialettica che si sta mettendo in atto non vede prevalere in questo momento una parte sull'altra. Sappiamo quanto siano potenti i potentati, le lobby finanziarie più che economiche e quanto si vorrebbe continuare sulla vecchia linea, però è vero anche che non certo per buonismo o per altruismo o per federalismo, no? Sarà necessario cambiare la via, ma semplicemente perché si è preso atto di un fatto assolutamente indiscutibile, che c'è una corrispondenza tra le parti, una interconnessione che non può essere negata tra il nord e il sud, ma anche tra il nord Europa e il sud Europa. Questo è un dato estremamente importante perché tocca anche gli interessi di quelli che vorrebbero fare solo il loro interesse. E questa interdipendenza condiziona le scelte che sono state fatte nel passato, potrebbe essere la via di svolta per il futuro. Mi spiego meglio. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del ministro Provenzano alla Camera di qualche giorno fa e lui ha assolutamente negato quel documento del MEF sull'ipotesi di destinare il 34% al nord o di rivalutare la flessibilità sui fondi di sviluppo e coesione. Dice che non c'è una volontà politica di attuare quel documento, che quel documento è stata un'azione di studio, un atto di studio che è stato già rigettato. Questa è una posizione politica chiara. Se domani questo non venisse attuato, il ministro Provenzano non potrà fare altro che dimettersi, chiaramente. Però lui ha portato delle ragioni a sostegno e quindi non solo una buona volontà. Dice che quello che è successo col governo Monti ha determinato un fallimento di una politica, no? Nel governo Monti furono spostati 26 miliardi di fondi destinati al sud, al nord tra il 2009 e il 2011, ma questo non ha fatto altro che causare un divario. E questo divario oramai è chiaro e sembra chiaro anche alla finanza del nord, che è a discapito anche del nord, perché il sud è interconnesso al nord
e lo Svimez ce lo spiega, che 10 euro investiti al sud hanno un ritorno di 4 euro al nord, cioè il sud è il mercato del nord, così come l'Italia e l'Europa del Mediterraneo sono il mercato dell'Europa del nord, della Germania e dell'Olanda. Io voglio dire, non è che questo, io vedo la incertezza, no? Il dubbio negli occhi e nell'espressione di Andrea. Io non sto dicendo che sicuramente andrà così. Innanzitutto mi auguro che andrà così, ma sono dati concreti e certi questi che si stanno mettendo sul tavolo. E chiaramente se ieri noi sentiamo la posizione della Germania e della Banca Centrale della Germania sul QE, ci possiamo solo preoccupare, ma se oggi la risposta anche sul MES sembra, signori, qua ancora non si è letto niente, non si è visto niente, che stiano ponendo sul tavolo effettivamente una proposta su 10 anni all'1%, sul 2% del debito, senza condizioni se non quello di fare una spesa sanitaria e per quanto riguarda quindi ben destinata, possiamo minimamente essere come dire in attesa e dubbiosi perché sappiamo che i trattati dicono altro e che i trattati che sono alla base del MES non permettono in pratica questa soluzione non condizionata e senza vincoli, e si è detto che altri strumenti non potevano essere messi in campo perché non c'era il tempo di cambiare i trattati, e quindi se non c'è il tempo di cambiare i trattati come possiamo cambiare il MES? Ma oggi ci troviamo sul tavolo questo tipo di proposta. Io non sto dicendo che siamo alla soluzione, però possiamo. E ho visto dei commentatori molto scettici e duri su questo, oggi avere un attimo di benevolenza su queste proposte. E, come dire, sono dubbiosa ma speranzosa oggi, anche perché credo che se effettivamente non si andrà in questa direzione, e la Commissione europea non può che esserne convinta, l'Europa ha cessato di esistere, cesserà di esistere. Cioè questa Unione Europea, che non è una federazione di stati e che non ha, come ha detto la Corte tedesca, non ha nessun intento, diciamo, se non quello di tenere in competizione gli stati, non potrà andare avanti, perché ci sarà un default di alcune nazioni, un impoverimento tale che inevitabilmente graverà anche sulle regioni più ricche. Questo non serve essere economisti per averlo chiaro, e credo che non possa sfuggire anche all'Europa del Nord. Però è chiaro, dobbiamo leggere tutto scritto nero su bianco e con molta attenzione prima di valutare. Ah, poi avevi chiesto giustamente anche per quanto riguarda le prospettive, non credo del Cura Italia come hai chiesto, ma del prossimo decreto, no? Di quello che doveva essere il decreto aprile, adesso il decreto maggio,
e su quello sono molto più scettica, perché per quanto ancora non abbia letto il testo, girano delle notizie poco confortanti, per esempio sul reddito di emergenza. Il reddito di emergenza è stato cambiato anche nella denominazione, e non ha perso quei vincoli del reddito di cittadinanza, per esempio sul patrimonio che non si deve possedere per poter accedere a questo reddito, che è un reddito di assoluta emergenza. Noi sappiamo che soltanto a Napoli ci sono 42.000 persone che si riferivano a un'economia sommersa in nero, che sono assolutamente nulla tenenti, ma se si trovano a possedere un'automobile non potranno accedere a questo reddito, che se di emergenza, non nelle intenzioni, anche nell'ordine del giorno che era passato nel decreto Cura Italia, non avrebbe dovuto avere nessuna condizione, perché altrimenti si torna al reddito di cittadinanza e quindi si torna allo stesso numero, alla stessa definizione di persone che godevano di quello. Così come la faccenda delle partite IVA, quelle iscritte alle casse obbligatorie, sembra di nuovo verranno escluse. Quindi verranno dati sussidi solo a coloro i quali in pratica si sono trovati già ad avere una situazione di reddito fino adesso e poco altro. Per quanto riguarda le regolarizzazioni degli immigrati, del settore agricolo, che vuole essere allargato a quello delle delle badanti, la proposta che forse entrerà in questo stesso decreto di aprile-maggio è una proposta assolutamente irrazionale, illogica, che segue i capricci del capo politico pro tempore del Movimento 5 Stelle e si vuole assestare sui 3 mesi e forse anche meno, ma chiaramente la burocrazia del nostro paese rende la proposta assolutamente non valida, perché non c'è neanche il tempo della regolarizzazione e quindi del contratto, perché ci vuole più tempo a fare la regolarizzazione che scadrebbe nei tempi. Anzi, devo dire che addirittura il decreto Salvini, che prevede che in caso di crisi anche sanitaria come quella del Covid, le regolarizzazioni dei permessi in scadenza dovrebbero essere più lunghe di quelle che vengono proposte adesso da questa nuova bozza. E soprattutto, se non si mantiene un anno di tempo per le proroghe, anche in attesa di lavoro, non si va a sanare una situazione di persone già presenti sul nostro territorio che non hanno un'identità, e quindi senza un'identità non hanno una assicurazione, cioè non hanno una posizione sanitaria, e quindi sono anche da un punto di vista del controllo del focolaio di propagazione del virus un problema per tutti, per tutto il paese, e quindi questa mancanza di volontà di regolarizzazione a lungo termine di tutti i presenti sul territorio è assolutamente irragionevole e grave, estremamente grave. Poi vabbè, risponderò a domande e osservazioni che mi vorrete fare. Grazie. Grazie. La parola adesso a Andrea. Aspetta che... Ecco, prego. Abbiamo ripreso la diretta passando per il canale YouTube.
Sì, volevo avvertire che abbiamo ripreso la diretta attraverso il canale YouTube di Transform Italia e quindi dovrebbe essere visibile direttamente. Comunque troviamo da domani il video registrato dell'intera conversazione. Prego Andrea. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Okay, perfetto, siccome ogni tanto c'è qualche problema con l'audio. Io diciamo, partirei diciamo, dai soli due elementi positivi, almeno apparentemente, e poi andrei su quelli negativi. Paola Nugnes, sì, ha visto prima il mio sguardo di perplessità, più che altro perché sono abbastanza pessimista su quello che sta per accadere, non tanto per, diciamo, per le sue parole di verità. Il problema è che siamo messi, secondo me, veramente male. Siamo messi male come italiani, come terroni europei e come terroni italiani. Partiamo solo dalle due cose positive. Diciamo, il Covid-19 ha spazzato temporaneamente via due cose. Per ora l'autonomia differenziata, ma solo per ora. E poi l'altra cosa che ha spazzato via è la riforma peggiorativa del MES, del meccanismo europeo di stabilità, di cui si discuteva, diciamo, fino a Natale 2019. Nel senso che il MES che stava per essere approvato, o meglio, la riforma del MES che stava per essere approvata, sarebbe stata ulteriormente più, diciamo, infliggente l'austerità all'Italia nel caso in cui ne avesse avuto bisogno. Questi sono gli unici due elementi positivi. Veniamo adesso invece agli elementi negativi. Noi adesso stiamo giustamente discutendo sul fatto che è uscito quel... nella bozza da parte del Dipartimento di Programmazione Economica presso la Presidenza del Consiglio che cassava, ma era solo una bozza, la famosa quota del 34% per il mezzogiorno sulla spesa pubblica nazionale. Il punto è che sul piano formale, chiaramente, se passasse il cassare questo 34%, sul piano formale sarebbe un problema, ma quel 34% per ora non è mai stato realizzato. Tanto perché, come dice il professor Giannola, il 34% di un 100 che non è calcolato in modo preciso. Per essere chiari faccio un esempio proprio terra terra. Gli investimenti delle società partecipate dallo Stato, Eni, Enel, al Sud, non stanno dentro quel 100 spesso. Quindi è il 34% di cosa? Dei flussi, diciamo, di cassa chiaramente, diciamo, visibili. Ed allora questo però ci rimanda, parlando dell'autonomia differenziata, al fatto che la situazione pre-Covid qual era? Che la spesa pubblica, intesa come spesa del settore pubblico allargato, calcoli Svimez, di regioni più ministeri più enti partecipati da regioni e ministeri, media dal 2014 al 2016, qual era? Per il Sud 13.400 euro pro abitante al netto dei tassi di interesse sul debito. Per il Centro-Nord 17.000 euro pro abitante. E quindi, insomma, detto questo, diciamo, già siamo in una situazione allarmante perché sono 3.600 euro di differenza all'anno, che significa che se i meridionali sono circa 20 milioni, sono qualcosa come più di 70 miliardi di euro all'anno in meno al Sud. E allora da qui come se ne esce? O a saldi invariati il Sud arriva alla spesa media nazionale che è attorno ai 15.000 euro, oppure se i saldi non sono invariati e il Sud tende alla spesa del Nord, bisognerebbe fare tanto debito pubblico in più. Questo nella situazione pre-Covid. Ma, diciamo così, sicuramente Dombrovskis non ce l'avrebbe consentito già pre-Covid, figuriamoci adesso. Ma parliamo, cioè, di un debito pubblico in più di circa 75 miliardi all'anno solo per rendere pari la spesa pubblica pro abitante al Sud rispetto al Centro-Nord. Altro punto. La riforma dell'autonomia differenziata, altro calcolo fatto dalla Svimez, nell'ipotesi più negativa, del 90% delle tasse trattenute presso i territori delle regioni a statuto ordinario, ipotesi del Veneto, 90% delle tasse dei laziali nel Lazio, 90% delle tasse dei veneti nel Veneto, 90% delle tasse degli emiliani in Emilia,
calcolo del famoso saggio ormai di Giannone Stormaiolo sulle riviste economiche del Mezzogiorno, su 751 miliardi di bilancio nazionale, meno 190 dal bilancio nazionale e più 190 dentro Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Faccio la battuta che farebbe Marattina d'obiezione: ah, ma il 90 l'ha chiesto solo il Veneto. Bene. Nell'ipotesi light, quella di Bonaccini, per capirsi, il 60% delle tasse delle regioni, degli abitanti delle regioni straordinarie presso i propri territori, quindi 60% delle tasse dei veneti in Veneto, 60% delle tasse dei lombardi in Lombardia, sarebbe meno 120 miliardi circa, sempre una cifra allucinante. Significherebbe la fine della sanità, dell'università, della scuola, dei musei al sud. Fatta questa premessa sul piano, diciamo, evidentemente contabile, questa era la situazione pre-Covid, cioè con Bonaccini, Fontana e Zaia lancia e resta verso l'autonomia differenziata. E l'unica cosa buona è che per ora, chiaramente dovendo fronteggiare l'emergenza sanitaria, per ora, ma non si sa ancora per quante settimane, mesi, i nordici si sono fermati. Ma questo non significa che, tanto più se si aggraverà la situazione economica, accadrà che ognuno penserà a sé, e quindi i veneti al Veneto, i lombardi alla Lombardia. Scusate, mi sentite? Spero? Ok. Sì. Allora, e qui arriviamo al punto. Io ricordo una vecchia iniziativa, vecchia ormai di un anno fa, fatta credo dall'EU, e c'erano credo anche la Nunes insieme a De Falco e altri, diciamo, ex o ancora, diciamo, dei 5 Stelle. E il punto è che, diciamo, lo spettro che si aggirava qual era? Era che il vincolo esterno dell'Unione Europea, e qui arriviamo all'Europa, causa il vincolo interno. Cioè, fino al 1992, cioè fino a Maastricht e andando un po' indietro, fino alla fine della Cassa per il Mezzogiorno, il Nord Italia cresceva insieme al Sud. Erano possibili trasferimenti dalle zone ricche alle zone povere. Poi, al netto degli episodi di corruzione, soprattutto nella seconda metà della Cassa per il Mezzogiorno, e al netto anche di scelte sbagliate. Una per tutte, possiamo pensare chiaramente all'Ilva. L'Ilva è stata una scelta terribile, ma dietro l'Ilva, pur nella cosiddetta fabbrica, diciamo, fordista, inquinante, c'era almeno uno straccio di idea per il Mezzogiorno. Ora non c'è nulla, cioè, malgrado quella scelta sia stata agghiacciante per i tarantini, aveva almeno dietro un minimo di idea di politiche per il Sud, al di là del fatto che fossero sbagliate. Uno potrebbe dire la stessa cosa per Leni in Sicilia, Leni di Matteo, ma adesso non c'è né la scelta inquinante né una scelta così, non c'è nulla. E qui arriviamo al punto che si collega indirettamente con l'Eurogruppo di oggi, con la sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Già quando fu avviato l'euro, i tedeschi non erano tutti d'accordo. Diciamo così, che in modo schematico, la Volkswagen, che già acquistava i freni da, diciamo, l'antecedente di Brembo, chiaramente voleva l'integrazione monetaria europea, perché pensava che se soprattutto l'Italia del Nord faceva il conto terzista per, diciamo, le grandi industrie tedesche, sarebbe stato conveniente per loro avere l'euro. Ma la Bundesbank, per essere chiari, e gli ambienti finanziari non erano assolutamente d'accordo. E questa spaccatura adesso, diciamo, rischia di riproporsi con, attenzione, un braccio di ferro, e qui io vedo almeno il senso politico della sentenza del 5 maggio, dove tra l'altro i giuristi tedeschi, diciamo, i giudici costituzionali d'accordo de facto con la Bundesbank, fondamentalmente non sono d'accordo con la Merkel sul rimanere, diciamo, nell'euro, perché se uno va a leggersi la sentenza, che per ora purtroppo è stata pubblicata solo in inglese, diciamo, per i non parlanti tedesco, cito solo una cosa: l'aggettivo sovrano compare 24 volte, e la Corte Costituzionale tedesca parla di stati membri sovrani. E attenzione su questo, perché cosa ci sta dicendo? Con un atto anche abbastanza sgarbato verso la Corte di giustizia dell'Unione Europea,
ci sta dicendo che in modo abbastanza chiaro, perché la cosa più importante è, diciamo, la parte finale della sentenza, se entro 3 mesi, fatto salvo il fatto che il quantitative easing era probabilmente legittimo, nel senso che la Corte Costituzionale tedesca riconosce la sentenza della Corte di Giustizia Europea che dichiarava legittimo il quantitative easing di Draghi, e quindi il Basilea di Draghi non violava il cosiddetto divieto, scusate il gioco di parole, di finanziamento monetario per la BCE, rimane una cosa pericolosa, cioè che entro 3 mesi, se il governo tedesco e la Bundesbank, discutendo con la BCE, non avranno verificato che la chiave di contribuzione dei tedeschi alla BCE e lo schema del quantitative easing nell'acquisto di titoli di Stato non favorisce alcuni stati che, violando la chiave di contribuzione, cioè, per essere chiari, se la percentuale della chiave di contribuzione tedesca della Bundesbank alla BCE è stata violata, in modo retroattivo, sottolineo in modo retroattivo, potranno richiedere i soldi spesi eccessivamente dalla BCE, uno, e ordinano al governo tedesco e alla Bundesbank, perché quello è un ordine, di ritirarsi dal sistema della BCE. Allora, questo, diciamo, sono prove tecniche, diciamo, di uscita dall'euro. Poi chiaramente ci sarà, diciamo, la mediazione politica, la Merkel chiaramente su questo non è d'accordo, ma questo è un assist alla parte, diciamo, del capitalismo finanziario tedesco che pensa che l'euro non sia più conveniente. E Andrea, ti chiedo di andare a chiudere. Chiudo ecco su questo, dicevo, cosa ci azzecca questo con i terroni italiani e con i terroni europei? Ci azzecca molto, perché se i residui del quantitative easing e diciamo il programma di acquisto che ha varato adesso la Lagarde, che è striminzito, non potrà essere esteso o addirittura potrà essere bloccato o addirittura potranno chiedere i soldi indietro della quota di quantitative easing che eccede la chiave di contribuzione, lo spread tra BTP e Bund schizzerà. E se lo spread tra BTP e Bund schizza e i tassi di interesse aumentano, le politiche redistributive dal nord Italia verso il sud Italia saranno ancora più impossibili, altro che 34%. Spero che sia stato, diciamo, sintetico. Molto sintetico, ti ringrazio. Do la parola adesso a Roberto Musacchio, prima di dare la parola a Natale per la conclusione. Prego, Roberto. Noi dobbiamo partire dalla situazione che si è determinata, no? Perché dovrebbe insegnarci. Noi abbiamo una cosa che può apparire un paradosso, ce ne sono vari di paradossi. Chi ha più anni si ricorda che la precedente grande crisi del 73 cominciò con lo shock petrolifero, l'aumento del costo del petrolio. Adesso siamo in una crisi, in un momento in cui il petrolio costa meno dell'acqua minerale, insomma, sperando che poi non arriveremo a far costare l'acqua minerale come il petrolio quando risalirà. Insomma. E adesso abbiamo un'altra situazione che può apparire paradossale, e cioè che la parte più arretrata, tra virgolette, più... Roberto? Non si sente Roberto? Scusate, ma mi è intervenuta una telefonata nel frattempo. È quella che sta invece meno colpita dal Covid. Ora, aspettiamo quali sono i dati scientifici, dovremo vederli, eccetera, eccetera. Però io credo, quello che ho capito, che ho letto, che ho visto, sostanzialmente che si determina un elemento su cui bisognerebbe ragionare, e cioè c'è una insostenibilità sostanzialmente del modello di sviluppo della Padania, e che dovrebbe essere un dato di fondo per una ripartenza di questo paese, e anche da tener conto dentro il modello europeo, perché la Padania è uno delle aree più intensamente collegate all'attuale modello europeo. Ora, si può verificare il fatto paradossale che l'area che meno ha fatto guai col Covid, cioè il sud, è quello che ne paga maggiormente le conseguenze della crisi economica che si determina. Perché noi stiamo parlando di 3 forme di prestito,
che sono il MES, che sono il SUR e che sono quelli della BEI, che vanno tutte e tre al nord. Ora io non voglio dividere tra sud e nord, no, come voglio dividere tra Italia e Germania, ma voglio vedere le ragioni di classe e società. Però questo è. Ora, in particolare, sono tre forme che, essendo di prestiti, vanno a finire dentro il calcolo di quanto debito noi accumuliamo. Quindi, siccome il patto di stabilità è solo sospeso, la vigilanza macroeconomica rimane, e io ho letto diciamo, il testo dell'Eurogruppo fatto preannunciato ieri dalla lettera di Gentiloni e Dubrovski e oggi ribadito con gran cassa, ma siccome sono del mestiere, non come economista, come Andrea, ma come politico, li so leggere il testo. Allora, già ieri, quando ho visto che nella lettera che veniva mandata da Gentiloni c'era un punto 7 che diceva comunque il controllo macroeconomico rimane perché c'è il semestre europeo che rimane, capivo che in un testo in cui non c'entrava niente richiamare il semestre europeo, se tu lo richiami vuol dire che dici guardate che se non glielo chiediamo in ingresso il controllo su quello che gli diamo, glielo chiediamo tra due mesi quando devono presentare il bilancio che passa per le procedure ordinarie del semestre europeo. Peraltro, ancora più raffinata, diciamo che questa linea che è interna al MES, che non viene modificato perché non viene, può essere modificato un trattato che peraltro è intergovernativo ed è inserito anche dentro il testo sul funzionamento dell'Unione Europea, è normale quello che succede. Cioè questa linea non è condizionata all'ingresso, ma è condizionata, infatti non si attua all'articolo, non mi ricordo quale, 146 del trattato del testo unico del funzionamento, ma si attua l'altro articolo, quello che prevede la supervisione macroeconomica sulla sostenibilità dei prestiti che l'Europa fa. E il MES precisamente questo è. Quindi, insomma, però stiamo parlando precisamente di tre forme di prestito, bassissime peraltro. Questa sanitaria, se capisco, essendo stata l'emergenza, andrà sostanzialmente al nord. Poi ci dovranno spiegare come contabilizzano 36 miliardi, perché abbiamo visto quali sono le cifre stanziali nei decreti e quali che stanno dentro il DEF. Vediamo chi è che firma il famoso rendiconto per quelli che devono vigilare a Bruxelles e spiega che hanno speso 36 miliardi in tamponi o in presidi sanitari. No? Anche perché poi bisognerà vedere qual è la temporaneità, il carattere temporale del controllo del prestito, cioè se vale per le spese dei tre mesi, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono alcuni particolari che ancora devono essere specificati. Però, okay, insomma, sostanzialmente andrà verso il nord. E idem il SUR, che è un meccanismo diabolico, perché si paga la cassa integrazione con un prestito che poi tu devi restituire, e quindi va al nord e va alle imprese. E poi la questione della BEI che va direttamente alle imprese. Invece sul sud ricaderà diciamo, il peso del fatto che già nel DEF, chiedo scusa, l'ho letto un po' superficialmente, se capisco bene, si traguarda una riduzione del PIL significativa con un aumento del debito al 165% più o meno, ma essendo triennale già si dice che il prossimo anno c'è un rientro, per cui mi pare che si dovrebbe scendere già di alcuni punti di questa, cioè, perché si dà per scontato che le regole del semestre europeo, del controllo macroeconomico europeo rimangono. In questo, diciamo, per consentire una ripartenza, tra virgolette, del vecchio modello. Peraltro, fra l'altro, a me colpisce perché invece che venire allo scoperto, diciamo, il carattere truffaldino delle ricostruzioni che si fanno, le si ripropone pari pari. Oggi ho letto, non so da quale parte, che la divisione dell'Europa è tra i paesi del sud, che sono paesi che importano, perché campano al di sopra delle loro impossibilità, un classico che viene detto, e i paesi del nord che invece esportano. Ora, vabbè, sono andato a vedermi la sequenza storica del bilancio dei pagamenti italiani, perché stanno gli atti ufficiali. Ed è divertente, l'ho presa proprio, guardate, l'ho messa su Facebook. Insomma, vale come il debito. Noi abbiamo fatto 31 anni di attivo di cassa primaria. Bene, negli stessi 30 anni ci sono, credo,
29 anni in cui abbiamo un attivo della bilancia dei pagamenti, della bilancia commerciale. Noi siamo un paese che ha esportazioni più che importazioni, cioè che produce più di quello che consuma attraverso le importazioni. Peraltro ho visto i dati da Milano Finanza che vantavano che nel 2019 c'era il boom delle esportazioni, che sono poi composite queste esportazioni. E se vai a vedere il pacchetto delle esportazioni, il Sud c'entra molto e lo sviluppo duale, perché il Sud, noi siamo un paese trasformatore di materie prime che arrivano da altri paesi storicamente, il petrolio, eccetera, eccetera, ma anche di materie prime che arrivano dal Sud e che vengono commercializzate dal Nord direttamente dentro i mercati internazionali. Ora poi è anche divertente vedere in questa bilancia dei pagamenti che ti accorgi che siamo, che la Germania, abbiamo un debito commerciale del 2% con la Germania. Credo che sia l'unica vicenda storica in cui il paese più forte è quello che ha i surplus commerciali. Cioè credo che dagli Stati Uniti, che hanno tutt'altro che surplus commerciali, alla vecchia Unione Sovietica non sia mai accaduto una cosa del genere. E sta di fatto che ha un surplus commerciale come noi, su di noi, che invece abbiamo un attivo commerciale ad esempio con gli Stati Uniti. Peraltro i nostri attivi commerciali sono legali, mentre quelli della Germania sono, tra virgolette, ma non tanto, illegali, perché superano quelli che sono gli accordi fatti in sede di indicatori macroeconomici dentro il TUPAC. In questo quadro, tu invece che ragionare sul fatto che questa crisi mette in crisi l'area forte del paese per il suo carattere degenerato dello sviluppo e cogliere l'occasione, tra virgolette, per ripensare la logica del tuo sviluppo, che cosa fai? Contrai un sistema di debiti che vanno a gravare tutti nuovamente sulla possibilità di fare le operazioni di trasformazione, riconversione, riequilibrio che servono non solo all'Italia ma servono all'Europa. Perché parliamoci chiaro, noi abbiamo bisogno di quando diciamo New Green Deal, ma di che parliamo? Se non del fatto che ad esempio lo sviluppo agroalimentare prenda una forma diversa da quella padana, dove solo i maiali sono 500 milioni di abitanti equivalenti ed è francamente insostenibile. Io ho fatto una battaglia in Parlamento al suo tempo europeo per la dieta mediterranea, che mi riviene in mente in questo momento, proprio perché abbiamo da ragionare su perché appunto al sud si è meno colpiti dalla pandemia, insomma. Ma noi abbiamo bisogno, per esempio, di un modello agricolo che non tende ad americanizzarsi come con la politica agricola comunitaria, e cioè ad essere produzione di cibo senza terra e senza lavoro, o con latifondo e quindi con un certo tipo di lavoro e finito. Abbiamo bisogno precisamente di diverso modello agroalimentare, io direi addirittura di sussistenza, ma non ho tempo di spiegare, non di mercato, non di esportazioni, ma di sussistenza. Se non è questo il Green Deal, che cos'è se non parte anche da questioni come questa? E se abbiamo un taso di produzioni di fabbrichette al nord, è chiaro che dobbiamo ripensare la questione del sud e così via discorrendo, come la messa in sicurezza sanitaria riguarda. Ora, noi avremo bisogno non di 3 piccoli prestiti condizionati, ma da parte del sud, dell'Europa, di un grande piano di investimento che, per esempio, coglie, tra virgolette, l'occasione che il caso, il destino ci ha dato di un sud meno colpito dal Covid. Grazie Roberto. Forse Paola vuole replicare qualche breve, perché abbiamo già abbondato. Sì, no, io quello che voglio dire è che forse sono stata fraintesa all'inizio. Chiaramente io ho dato una risposta puntuale a quelle che erano le questioni sul tavolo, no? Il documento che era uscito dal MEF, di cui ho anche parlato in aula alla presenza del Presidente del Consiglio,
e la conseguente smentita a Miura del ministro Provenzano, che è un dato, cioè avevamo uno studio, abbiamo uno studio che il ministro Provenzano alla Camera ha totalmente abiurato, ha detto no, quello studio è un esercizio di diciamo di forma che è stato politicamente scartato e anche motivato perché non funziona, perché la scelta di Monti del 2009 non ha funzionato, non è servito a spostare 26 miliardi dal sud al nord, e quindi è un dato, ho messo un dato sul tavolo. L'altro dato è che la Corte europea ha detto alla corte tedesca che parla lei per quanto riguarda l'Europa, e quindi ha abbiurato, ha smentito quella catastrofica sentenza che chiaramente, soprattutto per quantitative easing, ci metteva in una situazione sicuramente più, non vorrei, è vero che siamo nell'Europa del Sud, no? Però insomma ci metteva una strizza maggiore. Dopodiché io mai avrei voluto pronunciare la parola MES, e sicuramente quello che è sul tavolo oggi è lontanissimo da tutte le mie aspettative, però chiaramente a oggi si parla di alcune condizioni che rispetto a quanto ne sapevamo, sono sicuramente più favorevoli. Ma anch'io, come le persone che mi hanno seguito, sono estremamente scettica su questo, proprio perché i trattati non permettono queste modifiche, e proprio perché è stato ribadito che chiaramente l'equilibrio di bilancio viene sospeso soltanto in questa fase di crisi. Usciti dalle crisi dovremo rientrare nel bilancio, e quindi è chiaro che questo significa che entrando nel sistema non avremo condizioni, ma non è detto che non li avremo nel rientrare, e quindi la preoccupazione è enorme. Poi ho mandato, perdonami, però ci tengo a dire queste cose, ho mandato, come dire, una speranza, cioè che poiché questa politica vecchia e superata non conviene neanche a chi l'ha messa in atto, perché io credo che la interdipendenza è un dato chiaro, è un dato chiaro sia da un punto di vista ecologico ma anche da un punto di vista economico, io credo che questo potrebbe essere la guida a valutare di mettere in atto delle politiche diverse dal passato. Ma è un augurio, come dire, non è che io oggi sono ottimista o mi discosto dalle valutazioni politiche che sono state fatte. Grazie. Grazie Paola. Non so se Loredana, prima di dare la parola a Natale, vuoi dire qualche cosa, altrimenti diamo direttamente la parola a Natale per chiudere questo incontro, che è comunque un incontro interlocutorio. Ne faremo altri, invitando chiaramente tutti i nostri ospiti di stasera per continuare questo ragionamento, vedere anche quali sono gli effetti, diciamo, di quelle scelte che verranno messe in campo. Natale. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Mi sentite? Sì, benissimo. E niente, allora vedo un attimo di fare una somma delle cose che sono venute fuori, ma non solo. Io, così come è già stato detto forse, però dal mio punto di vista è in corso un braccio di ferro, a questo stiamo assistendo. Ho ascoltato la risposta del ministro Provenzano al Question Time, e questo mi è sembrato. Lui continua a smentire con forza questa bozza del DIPE, che appunto prevedeva un attimo la sospensione della clausola del 34%. A me la cosa fa piacere, ovviamente, lui l'ha ribadita anche l'altro ieri. E contemporaneamente però dove sorgono i dubbi? I dubbi sorgono dal fatto che intanto il decreto attuativo, io questo l'avevo detto anche sabato scorso
nell'altro video che abbiamo fatto, attende dal 2016 e ancora attende e non se ne parla. In più, nel DEF 2020, appena approvato, non emerge l'individuazione di programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali su cui applicare la riserva del 34% degli investimenti. È chiaro che anche questo pesa, anche questo fa venire ovviamente dei dubbi. È anche chiaro che Provenzano, forse a differenza di qualche suo predecessore, visto che è stato vice direttore della Svimez, i conti li sa bene, voglio dire, e quindi è chiaro che c'è questa speranza che riesca a vincere questo braccio di ferro. Perché parlo di braccio di ferro? Parlo di braccio di ferro perché noi abbiamo assistito in questi ultimi giorni a, così, a reiterare da parte dei governatori, tra virgolette, secessionisti, Fontana, Zaia e anche Bonaccini, questa richiesta di autonomia differenziata. Fontana l'altro ieri addirittura ha parlato, ha fatto un esempio che nelle famiglie di una volta chi andava fuori a lavorare nei campi mangiava, doveva mangiarsi la bistecca per riuscire poi a portare a casa i soldi. Quindi in questo caso chi porta a casa la locomotiva, no? Siamo, torniamo ancora al discorso della locomotiva, la locomotiva lombarda ha bisogno della bistecca. Gli altri stringono le cinghie per l'ennesima volta oppure stanno a digiuno. Quindi di questo stiamo ancora parlando. Però c'è un piccolissimo problema, che la Lombardia, anche questo racconto della locomotiva, purtroppo è un racconto che è andato a farsi benedire, perché noi vediamo purtroppo quello che sta succedendo in Lombardia, come è stata organizzata, come è stata gestita questa emergenza, che mi pare di poter affermare non è stata proprio gestita in modo ottimale. Il Sud, tra l'altro, ha preso coscienza, c'è anche un certo orgoglio, perché gli scienziati del Sud, le strutture ospedaliere, malgrado le tante, voglio dire, privazioni subite negli ultimi anni, hanno ben risposto. Lo stesso per quanto riguarda i cittadini, diciamolo anche questo con orgoglio, che sono stati, voglio dire, ligi a quello che uso il termine ligio apposta perché per ovvi motivi, voglio dire, per chi si ricorda tutta la trafila di quello che è successo negli ultimi due mesi con questi continui attacchi mediatici al Sud da parte di TG, da parte di giornalisti, perché sembrava che la cosa non gli facesse piacere vedere un Sud ordinato e disciplinato. E quindi, voglio dire, adesso c'è anche un'altra problematica, cioè che il Sud, che per troppo tempo ha tenuto la testa bassa, è stato col cappello in mano, adesso il cappello se lo rimette sulla testa. E non lo vuole più togliere, attenzione. Quindi, voglio dire, bisogna stare un attimo attenti a questi passaggi. Quindi è inutile che i nostri tre governatori secessionisti, tra virgolette, già alzino un attimo quello che è la posta. Non funzionerà così. Tra l'altro, volevo dire, perché ho sentito prima di parlare del residuo fiscale, il residuo fiscale non esiste, punto. È una fabulazione, che è stata una fabulazione usata, perché è facilmente comprensibile da chiunque, quindi per fare propaganda si parla ancora di residuo fiscale. Richiamo poi l'attenzione sul fatto di una sentenza della Corte Costituzionale dei primi di febbraio, mi sembra, non ricordo il numero, comunque dei primi di febbraio, che riguardava altre cose, dove però il ragionamento conseguenziale viene fatto capire chiaramente, questo veniva riportato anche dal manifesto, l'unico giornale che l'ha riportato, che il fatto appunto del residuo fiscale fosse né più né meno che una fabulazione. E quindi anche questo va un attimo cancellato. Perché dico questo di Fontane della bistecca? Sì. No, scusami, c'hai il microfono che ti sbatte sopra la cerniera. Scusa. Ok. Perché dico questo di Fontane della bistecca? Perché contemporaneamente, per quanto riguarda, e andiamo sul discorso del governo, quelli che saranno i finanziamenti, e ricordiamo che proprio l'altro ieri il Confindustria ha detto che vogliono tutto loro, cioè tutto a Confindustria. Contemporaneamente FCA, che oltretutto ha sede in Olanda, e pretendono 6 miliardi. Per tutti gli altri, i cosiddetti poveracci, lo dico io poveracci, voglio dire, per tutti quanti gli altri, rimane 1 miliardo, che diviso tra piccole imprese, famiglie e quant'altro, è un una tantum, cioè un'elemosina di poco più di 300 euro. Questa è una cosa, a mio avviso,
veramente vergognosa. Questa austerità, oltretutto, sicuramente potrebbe essere, visto che si parla di guerra, che usciamo da una guerra, a me sembra anche questo un paragone poco azzeccato, però visto che si parla di guerra, io ricordo che da una guerra precedente, la prima guerra mondiale, si uscì col trattato di Versailles, cioè, che comportò poi la seconda guerra mondiale, cioè andare avanti con un'austerità imposta, perché prima era un'austerità imposta dal bilancio europeo, tutte queste manfrine che ci hanno... cui ci hanno sottoposto. Adesso ci sarà un'austerità causata da altre problematiche, tra cui anche sempre il problema dell'Europa, che potrebbe essere anche ostetrica di nuovi fascismi. Cosa succede poi? Quindi bisognerebbe prendere un attimo coscienza che da questa emergenza nessuno si salva da solo, quindi si deve uscire tutti insieme, nord e sud, anche perché potrebbe essere l'ultima occasione, perché altrimenti potrebbero accadere cose, voglio dire, anche problemi di ordine pubblico. E poi bisognerebbe, visto che veniva citato prima, provvedere sia alla regolarizzazione dei lavoratori di questi, per quanto riguarda, ad esempio, si parla tanto dell'agricoltura, sicuramente non anche qua con una barzelletta, una presa in giro, una elemosina di un mese o di tre mesi. Bisognerebbe procedere come è stato fatto in Portogallo, adesso senza entrare nel dettaglio perché altrimenti andrei troppo lungo. Io, visto che sabato scorso ero con Sandro Ruotolo, io ho visto l'allarme che ha lanciato ieri, ma anche oggi, fate presto, perché altrimenti le famiglie, ecco perché parlavo prima di elemosina di poco più di 300 euro, ma fate presto perché altrimenti queste piccole aziende, artigiani, commercianti, ma anche le famiglie, potrebbero correre il rischio di andare praticamente in braccio alle mafie, agli strozzini. Ecco perché l'appello di Sandro Ruotolo, o noi o le mafie, o credo che sia assolutamente, assolutamente azzeccato. Quindi voglio dire, bisogna un attimo stare attenti. Ma venendo all'Europa, vabbè, a parte, ne ho già parlato, venendo all'Europa, io non posso non notare, ricollegandomi all'inizio, quando parlavo appunto del braccio di ferro in corso per quanto riguarda Provenzano, alle continue sollecitazioni che sono arrivate sin da febbraio da parte delle varie commissioni europee a spostare al nostro paese, a spostare i fondi, visto che i fondi alla fine mi pare anche qua che ce ne siano pochi, inutile illudersi anche su questi aspetti, i fondi da sud a nord per l'ennesima volta. Qui veramente si sta, secondo me, correndo il rischio di andare a creare la tempesta perfetta. Oltretutto anche questo discorso, questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca non mi lascia tanto tranquillo, ricordando, vado a memoria, ma se non ricordo male, che alla Germania aspettano credo circa 900 miliardi per quanto riguarda il target 2. Quindi qua veramente corriamo il rischio che la Germania, dopo l'uscita della Gran Bretagna, prenda i soldi e scappi, cioè non c'è l'Italexit e tutte queste belle cose che abbiamo visto sollecitate soprattutto dai fascioleghisti negli ultimi mesi. Potrebbe esserci la Germania che vorrà i suoi 900 miliardi e uscire. Ecco perché facevo il paragone con quello che è stato il trattato di Versailles, ecco perché dico che l'austerità e ostetrica di nuovi fascismi. Bisogna stare molto attenti a quello che succederà nei prossimi mesi e io credo che noi come Laboratorio Sud abbiamo fatto molto bene martedì a inviare una lettera a tutti i parlamentari, onorevoli senatori di tutte le forze politiche presenti in Parlamento per ribadire che non si può continuare per l'ennesima volta a scippare il Sud. E chiudo, perché se alla Germania aspettano 900 miliardi, io voglio ricordare che come da rapporto Eurispes del 30 gennaio, se non ricordo male, 2020, al sud dal 2000-2017 sono già stati sottratti 840 miliardi di euro, a cui si sommano da conti del quotidiano del sud circa 61,3 miliardi nel corso degli ultimi anni, siamo oltre i 1.000 miliardi, già sottratti al sud negli ultimi 20 anni. Io dico semplicemente, pensiamo a cosa si poteva realizzare in termini di ospedali, di infrastrutture, strade, porti, aeroporti e quant'altro al sud con quei soldi che invece sono andati tutti al nord. E adesso ci parlano anche di secessione dei ricchi,
vogliono ancora prendere i nostri soldi, i soldi del 34%, i soldi del cofinanziamento. Io dico che bisogna stare un attimo attenti perché veramente si è passata la misura. Io ho finito, grazie. Grazie Natale, so che ci sono molte sollecitazioni a cui dare seguito, però vi ringrazio innanzitutto di aver partecipato a questo piccolo incontro e come detto seguiremo ancora le vicende europee, le vicende, la vicenda del Sud con il Laboratorio Sud e quindi non ci mancheranno occasioni per rincontrarci e fare il punto su come sono andate le cose. Grazie ancora e buona serata a tutti.